Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 11 gennaio 2024. Oggi parliamo di archeologia, o meglio, dell'uso strumentale di questa benemerita disciplina. E lo facciamo assieme a Maria Morigi, che è un'archeologa, ex docente, studiosa di religioni orientali e saggista. È autrice dei volumi La Pera del Drago, Stato e Religioni in Cina, pubblicato da Anteo Edizioni nel 2018, Afghanistan, Storia e Geopolitica, Patrimonio, pubblicato da Anteo Edizioni nel 2021, Islam, Talebani, Stato Islamico, Realtà tra Afghanistan e Pakistan, edito da Anteo Edizioni nel 2022, Islam in Cina, Storie, Etnie, Tradizioni, Questione dei diritti umani, pubblicato dall'Antidiplomatico nel 2023. Maria, grazie anzitutto per la disponibilità. Prego. Come dicevo, l'uso strumentale dell'archeologia rappresenta un tentativo di fornire una legittimazione storica al presente, in particolare a determinati disegni politici. Volevo chiederti se sei d'accordo con questa mia affermazione e se puoi fornire alcuni esempi. Mi pare che dobbiamo cominciare da un discorso abbastanza generale, cioè su che cosa si fonda la ricerca archeologica in Israele. Perché fin dall'inizio e la nascita dell'archeologia in Israele è relativamente recente, fin dall'inizio l'archeologia israeliana si è proposta di giustificare la nascita dello Stato di Israele, prendendo come fonte unica e indiscutibile la Bibbia. I primi grandi studiosi sono stati degli anni 20 e 30, una ricerca condotta inizialmente da William Olbritt e poi da Nelson Gleick, no? I quali avevano chiara l'unico fine, tant'è vero che Ben Gurion disse, a proposito di Gluck, che era un archeologo che lavorava con la cazzuola in una mano e la Bibbia nell'altra mano, e quindi grande gloria a chi faceva questa operazione, che appunto possiamo ben capire che non era un'operazione scientifica, non era una ricerca finalizzata allo scoprire che cosa Israele era stato, insomma, ma era piuttosto il tentativo di conferma ideologica della necessità dello Stato di Israele. La ricerca è proseguita, per fortuna, in termini diversi, perché ci sono stati altri grandi archeologi, tra cui il famosissimo Finkelstein, che ha effettivamente rinnovato completamente la tecnica archeologica e l'ha adeguata alla modernità. Scusatemi, ma sono. Quindi le ricerche di Finkelstein in effetti hanno portato a tutt'altre convinzioni rispetto a quelle iniziali, e cioè che prima dell'epoca dei re, cioè prima dell'ottavo secolo, 722, diciamo, da cui parte il libro dei re, effettivamente non si riesce a dimostrare assolutamente niente. Non ci sono prove, non ci sono reperti, e solo dall'epoca dei re in poi possiamo avere qualche conferma di migrazioni di tribù. Secondo Finkelstein, riporto le sue parole, in sostanza, le varie tribù israelite che si muovevano verso il mare, le città filistee, no? Che erano in contatto con i grandi imperi e praticavano il commercio, in effetti le tribù israelite erano
costituite da assembramenti di bifolchi che non avevano città, erano nomadi che si muovevano in un territorio senza alcuna struttura stabile. E qui veniamo alle convinzioni dell'archeologia che si deve appoggiare su dei reperti materiali. Qui i reperti materiali semplicemente non li abbiamo perché non c'erano città con mura. La famosa Gerico, le cui mura sarebbero state, l'archeologia ci dimostra che Gerico era un villaggio, non era una città con mura. Le mura di Gerico non sono mai esistite. E quindi tutta questa retorica sulle grandi conquiste è del tutto, non esistono, quindi poi, mettete in conto che l'ebraismo non raffigura materialmente, non ci sono raffigurazioni del corpo umano o di si esprime eventualmente solo per simboli. La stessa scrittura ebraica non è provata da nessuna parte, quindi è molto tarda e si forma molto. Le informazioni che noi abbiamo le abbiamo dagli archivi reali assiri, babilonesi, cioè quelli che hanno conquistato poi il regno, il grande regno unito di Israele, e l'hanno nel che è durato pochissimo. Perché nel giro di 2 generazioni si è dissolto sotto l'invasione, prima degli Assiri, poi dei Neobabilonesi, e per produrre 2 regni separati. E il regno di Giuda, che è il secondo dei 2 regni separati, noi non riusciamo ad avere verifiche oggettive. Verifiche oggettive sono state trovate recentemente, quando altri archeologi più, come si chiamava quello, aspetta che me lo sono segnata, ma Gerfinkel, sì, agli scavi di quella che viene detta la Pompei di Israele, ha trovato 4 noccioli di oliva, e 2 frammenti ceramici portati all'analisi del radiocarbonio non corrispondono per 250 anni, non corrispondono con le aspettative di quello che credevano di trovare. Quindi anche la famosa città di Davide, ormai sono tutti d'accordo sul fatto, tranne i politici, sono tutti d'accordo che della città di Davide o della tomba di Davide o del palazzo di Davide non esiste niente, non c'è nessuna prova. Anche se negli anni nel 2005 quell'archeologa è stata la Mizrach è stata salutata come la scopritrice della città di Davide, del palazzo di Davide, in effetti non c'è niente. Cioè, non ci sono, i turisti vengono portati a vedere delle cose che sono fa pura fantasia. Nel senso che la discussione è stata fervida, ma di concreto, di prove archeologiche concrete, non c'è assolutamente niente. È inutile rifugiarsi, c'è scritto nella Bibbia. La Bibbia, insomma, non occorre essere illuministi per capire che è un racconto mitologico, religioso, leggendario, e quindi non possiamo trovare delle prove, cose che peraltro per altre civiltà sono state trovate, ma per l'ebraismo assolutamente no. Riguardo al metodo poi dell'archeologia, fin dall'inizio gli archeologi, quelli storici, insomma, quelli che lavoravano negli anni
20, 30 e 40, anche subito dopo la nascita di Israele, hanno continuato a praticare un'archeologia basata sull'estensione orizzontale, che, come potete capire, per trovare le cose bisogna scavare in profondità, cioè sono gli strati verticali quelli che vanno verificati. Invece, programmaticamente è stata fatta una mobilitazione ed estensione degli strati solamente in senso orizzontale per acquisire territorio, in buona sostanza. E quindi man mano le popolazioni si sono visti mangiare il territorio, cioè l'archeologia è servita per occupare delle vastissime estensioni e metterle sotto tutela. Qui non si può abitare perché sono in corso scavi archeologici. E quindi questa è stata una precisa, ma fin dall'inizio proprio. Questo si è fermato un po' con le indagini più accurate e tecnologicamente più avanzate, ma diciamo solo verso gli anni 70 si è fermato questo. Allora ha provveduto la politica, e qui entriamo nel secondo argomento che interessa, perché nel 1967, dopo la guerra, che cos'era nel 67? Era 10 giorni. Ecco, dopo la guerra dei 6 giorni, praticamente si è proceduto con gli espropri. Archeologia o no, di fatto sono stati cacciati materialmente via per decreto, no? La guerra era stata vinta, quindi si sentivano onnipotenti, e quindi da quel momento in poi non c'è stata neppure la scusa degli scavi archeologici. Sono andate avanti con l'acquisizione indiscriminata di territori. Però, scusate di nuovo, ci sono state varie dichiarazioni ONU, prese di posizione, anche dopo, se volete, vi cito i numeri dei provvedimenti di diritto internazionale che negavano, che limitavano Israele a fare questo tipo di acquisizioni indiscriminate, fino a quando Netanyahu ha avuto la bellissima idea di affidare ad una società privata, Elat, non so come si dica. Affidare tutto a una società privata condotta da rabbini, predicatori, destra israeliana, se Netanyahu ha dato a queste persone l'incarico, che si occupa di tutto. L'occupazione, l'uso, l'utilizzo a fine di bene culturale, gli scavi, eccetera. Ci sono stati addirittura dei processi perché la popolazione palestinese lì residente era espropriata nelle loro case. Questo succedeva specialmente nella zona di Gerusalemme Est. Sotto al muro praticamente ci sono quartieri, il quartiere più importante è il quartiere di Silvan, no? Con la W, non so come si lega, ma insomma è scritto Silvan.
Lì ci sono state delle vertenze e anche dei processi. Processi sempre vinti da Israele, che non ha voluto sentire ragioni, perché gli abitanti di quelle zone, è sempre delicata la posizione dell'archeologia, perché si va a occupare un terreno di proprietà privata. Allora, l'escamotage è stato che quelli che risiedevano lì, gli arabi residenti erano dichiarati residenti, ma non cittadini a pieno diritto, cioè non potevano votare e praticamente avevano solamente il diritto di una cittadinanza provvisoria che gli poteva essere ritirata, no? Dallo Stato. Quindi questi processi sono finiti come dovevano ritualmente finire con il vantaggio di Israele e si è arrivati agli scavi. Nel 2005 il grande annuncio che è stato trovato il Palazzo di Davide. Dopo una lotta di anni che continua ancora adesso tra archeologi massimalisti e archeologi minimalisti sulla datazione di questi reperti e senza giungere a nessun risultato, perché il Palazzo di Davide praticamente non esiste. È quello che è più grave, qui magari concludo perché dopo se mi vuoi fare qualche altra domanda, è che questa società privata che ha in appalto tutto il territorio sotto le mura di Gerusalemme non si occupa solo di scavi e non ha personale preparato, perché ci sono due che dell'Università di Tel Aviv e dell'Università di Gerusalemme che contestano completamente i metodi di studio di questa Elat. Elat in effetti si occupa di tutto, della costruzione dei parchi archeologici, dei servizi, dell'aspetto turistico. E parlo da turista o da visitatore di queste cose. Quello che è peggio, formano le guide e fanno dire alle guide delle sonore falsità. Per cui io mi sono ritrovata, nell'unica volta che ho messo piede in Israele, per interesse personale, e anche per verificare delle cose, insomma, avevo anche una posizione abbastanza ufficiale, sono rimasta sconvolta a sentirmi dire dalla guida formata da Elat che guardi, professoressa, questa scritta in ebraico com'è interessante. E qui si dice che era greco, non era ebraico, no? E poi davanti alla tomba, alla chiesa di Betlemme, dove c'è il cenotafio di Eusebio di Cesarea, grande padre della chiesa, con una piccola stela di ritratto, la guida, che poi era una persona anche, si vedeva di una certa cultura, ma era stata formata a dire certe cose, ha detto un altro grossolano errore, senza sapere chi era Eusebio di Cesarea, insomma, che è uno dei grandi padri della Chiesa, della patristica. Cioè, loro confondono tutto.
Ciò che è ellenistico viene spacciato per ebraico. Queste sono cose che io sono un'archeologa classica, ma veramente cadevo dalle nuvole, perché lasciate che la gente vada da sola a vedere piuttosto che obbligare ad avere delle guide del tutto incompetenti. Questo lo dico come visitatore, ecco, per cui non so se siete andati in Israele, che cosa vi hanno raccontato. No, ma è interessante perché naturalmente tutto questo sforzo, anche grossolano, perché naturalmente spacciare il greco per ebraico mi pare che sia veramente. No, dico, siamo ad un livello bassissimo di ecco, poi ognuno può avere le idee che vuole cioè ognuno può pensare all'oggi, insomma, non mi sto riferendo a quello che succede adesso, mi sto riferendo proprio ad un costume dell'archeologia ebraica che è di una prepotenza e di una prevaricazione unica. Sì, perché è proprio quello che dicevamo all'inizio, perlomeno la mia posizione, perché si tratta di avvalorare un passato che risulti funzionale a un progetto presente di legittimazione storica della presenza esclusiva del popolo israeliano, del popolo ebraico in quella terra. Se Netanyahu all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2015 dice: "Io sono qui a rappresentare Israele, cioè un paese di appena 67 anni che è allo stesso tempo stato nazionale di un popolo vecchio di quasi 4.000 anni. L'impero romano e babilonese non sono rappresentati in quest'aula né lo è il Reich millenario. Quegli imperi apparentemente invincibili sono spariti da tempo, mentre Israele vive, il popolo di Israele vive." Se tu dici una cosa del genere, stai accampando delle. Stai delirando se dici una cosa del genere, perché e dopo ridono per la civiltà millenaria della Cina, no? Ecco. Sì. Si tratta per l'appunto di cercare di reperire disperatamente degli appigli che consentano di formulare affermazioni di questo genere. E io non so se ne sai qualcosa, però sapevo anche che a Gerusalemme, per esempio, un po' la pratica che dicevi tu, vengono spesso sottratte quando si trova un arabo palestinese che deve effettuare dei lavori di manutenzione della propria casa, che è patrimonio archeologico del comune israeliano, gli vengono Sì. sottratte perché dopo c'è il rischio che scavandoci sotto si trovi qualcosa. E si Sì. parla da tempo anche di ricostruzione del tempio sulla spianata delle moschee. Sì, ah, ecco, sì, perché tra l'altro l'archeologo, quello più intelligente che io dico è ammirevole, anche se anche lui pende per giustificare questi finanziamenti alla società privata, no? Però Finkelstein, per esempio, è convinto e rimane convinto che la città antica sia sul Monte del Tempio, non là sotto dove è la città di David, dove dicono di aver trovato la città di Davide, perché è là che, e lì hanno trovato qualche prova molto risicata di idrografia, dei reperti di terreni, insomma, per cui le acque defluivano e c'è tutto un motivo di depositi, per cui, ma sono delle ragioni geografiche più che archeologiche, perché, ripeto, anche là dov'è più logico che sia la famosa città principale, è sul monte. No, non a terra, non in tutta l'area che hanno occupato sotto le mura di Gerusalemme. Quindi teoricamente, no? Il fatto è che loro partono, la loro teoria è solo di acquisire terreno, non è quella di dimostrare effettivamente la verità, mentre un archeologo normale parte con un'ipotesi di lavoro. Dice, vediamo se riusciamo a giustificare questo attraverso le fonti storiche, le fonti materiali, e se c'è una convergenza di analisi, allora si arriva alla conclusione. Invece qua rimaniamo tutto che è solo politica. Solo
è solo politica, è quella la tragedia probabilmente. E quanto poi magari se sai qualcosa in più rispetto ai ritrovamenti che hai menzionato riguardo al Monte del Tempio, cioè quella è un'area in cui è difficile scavare, è Sì, no, difficile. è difficilissimo, anche perché è sacra per tutti e quindi ci sono dei vincoli. Non è possibile scavare il Monte del Tempio perché c'è la moschea, insomma, ci sono i luoghi sacri di tutto. Comunque, adesso ho qualche notizia anche più precisa. Sì, vai pure. Dunque, adesso i quattro grandi parchi nazionali che sono stati creati occupano il 22% dell'area di Gerusalemme Est, no? E il problema dello status, dunque, il governo israeliano ha espropriato, vi leggo perché i dati precisi non me li ricordo a mente. Ha espropriato il 38% del territorio per la costruzione di insediamenti e basi militari, no? Quindi fate un po' il 38% del territorio. E adesso ci sono 11 colonie abitate da un totale di 210.000 coloni. Dunque, poi parchi nazionali, ecco. E riguardo allo status giuridico dei palestinesi gerusalemmitani, secondo il diritto israeliano, non godono di una piena cittadinanza, ma bensì di uno status di residenti permanenti, che in via teorica garantisce gli stessi diritti che agli israeliani. In realtà, non consente di accedere ai pubblici uffici e di votare alle elezioni. Quindi, questa cittadinanza può essere revocata in ogni momento da parte delle autorità israeliane. Quindi, le due risoluzioni che vi dicevo delle Nazioni Unite sono la 260 2625 e la risoluzione 3314. La prima è sulla dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli stati e la seconda è nota come dichiarazione sulla definizione di aggressione, che stabilisce l'entità delle acquisizioni territoriali permesse o no. Tutte queste risoluzioni, che sono fondamentali, non sono mai state attuate. Un dato piuttosto interessante. Ecco, questi sono i dati più precisi. Diciamo che non c'è un forse, non c'è un esempio al mondo di un impiego così strutturalmente politico dell'archeologia a fini di legittimazione, come si diceva prima, di una narrazione che permetta per l'appunto di accampare rivendicazioni su un territorio che non è esclusivamente ebraico. Io, Maria, ti ringrazio per la tua competenza, per la disponibilità a fornirci queste spiegazioni che non trovano grande spazio nei media, diciamo, di ampia diffusione. E se sei d'accordo, ci diamo appuntamento per una prossima volta, perché conto di Va risentirti. bene, senz'altro, grazie dell'invito. Okay. Con questo colgo l'occasione per augurare a tutti buona serata.